dice a me, oh, per chiamare, per dove, eh? Yeah, va bene a tu che tu, ma ti va bene a tu che è, su di tu la notte, da ancora non sa qualcosa. Che battuto che gli amava la mamma. Ma che amava la ditta, prima di sposare. Madonna, che cazzo! Che è successo? L'hanno rubata! Ma che ne c'è? Ma che ne c'è? Madonna! Chiamava la cuore, mi tu che io c'è mette il voglio con un pantalone, io si faccio tua la Claudia, mi tu un po'. Sì, su, venite, venite, subito, 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 immediatamente! Ragazzi, ho bisogno di voi. Si tratta questo nuovo lavoro? È il solito sporco lavoro, tra virgolette, no, cioè sequestrare il ciottenti che vuole normalmente. Però dice che questo paga. Vabbè. Stavolta c'è un'enorme somma di denaro in campo. Silenzio. Salve. 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 Bene ragazzi. Vi ho fatto venire qui oggi perché ho bisogno di voi. Bisogna sequestrare una ragazza questa volta. Lei si chiama Francesca Berardi, a poco farà 18 anni. Ed essendo figlia unica, possiamo chiedere un'enorme cifra di denaro. Quindi voi questa sera andrete a casa sua.
La prenderete di spalle e la porterete al solito posto, dove potremo fare le solite torture, non esagerando. Andate. Ah, dimenticavo. Ci vediamo domani qui, al solito posto. Al solito posto. Certo. Bene. Chi eravate? Purtroppo il nostro collega Antonio. Scusa, io ti pago, porca puttana, ti pago. Va bene, comunque ho già parlato con la famiglia. Ci sono enormi cifre di denaro. Ottimo lavoro, ragazzi. Andate. Capo. Il denaro che c'è lì. Avevo già visto. Di questo volevo parlarvi. Loro sicuramente vogliono rubare il nostro lavoro. Verranno al posto dove si trova l'ostaggio. Quindi noi dovremmo farci trovare pronti. Mi raccomando, andiamo là. Spiegherò io dopo. Andate. Allora. Dovremmo organizzare un qualcosa contro gli scagnozzi di Don Edoardo. Sì, cioè, sono d'accordo. Però cosa? Cosa potremmo fare? Io direi una trappola, una sorta di trappola. Una trappola, hai ragione. Potremmo attirarli facendo finta che uno di noi sia Francesca. Ecco, quindi tu dici dei, come se sostituire Francesca, sì, con uno di noi. E, però, dopo prenderli in trappola. Però uno di noi, ma... Chi di noi? Oh! Antò, vieni che andiamo a giocare un po' con lo scotch. Sì, un attimo, un giochino con lo scotch, dai! Antò. Lo sappiamo che tu sei fatto apposta per questo. No, lavoro. Non ti devi preoccupare. Sì, ma non ti devi preoccupare. No, no, non ti preoccupare. No, no, ma solo per un attimo. Non rompere il cazzo, non mi stai. Ma solo per un attimo. Ma sei cretino, dai, siedi, tieni questo piano. Siedi. Ma sei cretino. Solo per un attimo. Non massimo un giorno. Sì. Vediamo. Dai, un giorno. Pronto? Ah, sì. Smetti, dammi il suo telefono. Pronto? Ah, sì, stiamo arrivando. Eccolo. Andiamo. Ma questa non è Francesca. Vai là. Hai capito? Non ti muovere, cazzo! Ottimo lavoro. Chi vi manda? Chi vi manda? Don Edoardo. Don Edoardo. Benissimo. Fateli fuori. We'll be right back.
fatto un lavoro per te.